buonasera a tutti da Luke 65. Mi viene da ridere a pensare che qualcuno, che qualche tifoso della Juventus per mesi ha continuato a dire: ma comunque se questa Juventus si mette a giocare è ancora la squadra superiore come rosa. E io vorrei capire, ma superiore a chi? Questa Juventus è scarsissima. Metteteci la firma. Questa è la peggior Juventus del post-calciopoli. La peggior Juventus del post-calciopoli. Perché la Juventus del post-calciopoli aveva Buffon giovane, aveva Camoranesi, aveva un attaccante come Trezeguet, aveva Del Piero, aveva Nedved. Questa è una Juventus schifosa. Questa è una squadra assemblata con gli avanzi di tutta Europa. Gli avanzi d'Europa. Ha ingaggiato un Rabiot che non voleva nessuno. Nessuno, non si sa dove gioca, non si sa che ruolo ha. Gioca per conto suo. Ha ingaggiato Ramsey. Ma quello è Ramses. Questo è Ramsey. Perché ha ingaggiato Ramsey? Un giorno qualcuno ce lo spiegheranno. Perché cavolo avete ingaggiato Ramsey? Che ruolo ha? A cosa serve? Ma l'avevate visto che era rotto? Ma vogliamo parlare di Arthur? Arthur? Ah, già è vero, hanno fatto lo scambio fra Pjanic che era cotto e hanno preso uno rotto. Loro hanno preso uno cotto e noi uno rotto. Peccato che Pjanic non era un giocatore. Questo non è niente. Questo non è nemmeno un giocatore, questo è il nulla, il nulla. L'unica cosa che ho notato io dall'anno scorso di Arthur è il passaggio che ha fatto a centro area al Benevento per far vincere il Benevento e fargli fare la partita del secolo. Nella storia del Benevento potrà dire: abbiamo vinto grazie ad Arthur, il Benevento. Quindi, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Oggi pomeriggio c'è stata Juventus Spezia, no? Una Juventus con tutto quello che costa, con tutto quello che paga di stipendi a confronto allo Spezia, dovrebbe vincere 4-0 alla Spezia. Credo che l'anno scorso abbia anche vinto forse 4-1. Invece è una Juventus che ha rischiato di perdere, salvata stavolta dal portiere che nelle altre partite gli aveva fatto perdere la partita. Quindi Szczęsny oggi ha rimediato le cagate che ha fatto nelle altre, quindi vabbè, un giorno fa una cagata, un giorno fa un miracolo. Forse se lo sarebbe anche meritato il pareggio lo Spezia. Una Juventus a terra, sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i punti di vista. Questi 3 punti non vogliono dire niente, niente. È una Juventus che non andrà da nessuna parte. Perché fa acqua da tutte le parti, perché ha rischiato di prendere 4 gol dallo Spezia, una squadra modesta che giocherà per salvarsi con Thiago Motta, un allenatore che è stato esonerato ovunque è andato, corsa, agonismo e nient'altro, qualche giocatore giovane, ma ne abbiamo rischiato di perdere, due li abbiamo presi perché perdevamo 2-1 fino a metà ripresa, finché poi Chiesa non ha inventato un gol. E finché poi De Ligt ha trovato lo spiraglio giusto per fare 3-2, e poi ci siamo difesi come una provinciale. Questo siamo, una provinciale, perché con questa proprietà noi siamo una provinciale. Siamo sempre stati una provinciale, abbiamo una proprietà di provinciali che prende gli avanzi. Non va a prendersi Modric, gli serve Modric, compra Modric. Prende un acquisto e compra Modric. Ma va a prendersi Locatelli. Ma chi è sto Locatelli? Chi è? Ancora un'estate per Locatelli. Hanno portato Ronaldo per fare vedere che loro sono potenti. Abbiamo visto. Avete ridotto la Juventus, l'avete distrutta. Quest'anno l'avete distrutta. Distrutta. Tifosi juventini, fischiateli tutte le domeniche perché fanno veramente vergognare di giocare. Perché io non dico che si deve vincere. Ragazzi, io sono il primo a capire che non si può vincere per 20 anni di seguito lo scudetto. Nessuno. Ma non si può fare schifo in questa maniera da vergognarsi di vedere la partita. Competi, giochi,
fino a marzo e poi perdi il campionato. Questa Juventus è già fuori, fuori completamente dai giochi, cioè è una squadra sconclusionata, non ha né capo né coda, non si sa chi è titolare e chi è riserva. E oltretutto ha messo anche in panchina l'allenatore che non è adatto ad avere macerie. Era un allenatore, è un gestore di squadre già fatte. Uno che poteva costruire una squadra era Mancini, era Conte, ma ovviamente Conte, il buon Agnelli. A casa mia si dice mi prendo il migliore, non me ne frega niente se ci ho litigato, piuttosto non ci parlo. E quindi andiamo avanti, 4 anni di Allegri con macerie, bah, chi arriverà a gennaio? Arriverà nessuno? Metteteci la firma, non andiamo da nessuna parte. Il Napoli è più forte, l'Inter è più forte, la Roma è più forte, la Lazio è più forte, sono tutte più squadre di noi perché hanno giocatori più forti. A metà campo hanno delle squadre fatte con più logica da dirigenti che hanno pensato a dare una logica alla loro squadra. Infatti anche l'Inter, pur vendendo i migliori, è riuscito a mettere due pezzi, due pezze. Dzeko, funzionale. E Correa, funzionale. Dumfries, io non lo conosco, mi dicono che sia bravo. Funzionale, quindi all'arroganza e all'ignoranza di Torino qualcuno ha proposto l'intelligenza di andare sul mercato e guardare invece Cherubini, Angeli, arriva bene, e sei arrivato malissimo, te lo dico io, sei arrivato malissimo, malissimo, non sarà colpa tua, ma a casa mia, anche se ti prendi una palla avvelenata, qualcosa devi fare. Questa Juventus fa schifo. Dovete andare in televisione e dirlo. Questa Juventus quest'anno lotterà per non retrocedere. Perché alla Spezia hai fatto veramente schifo. Veramente schifo. Sentire il telecronista, poi io l'ho sentito alla radio. Sentire il telecronista che perdevi tempo per portare a casa i 3 punti. Magari loro esagerano perché non amano la Juve, ma onestamente, guarda, vergogna, vergogna, soltanto una parola, vergogna, vergogna, vergogna. Dovevate cacciare i giocatori che, non andav che andavano cacciati, i Bernardeschi, i Betancourt, e mettere piuttosto della gente che corre. Non continuare. Cosa te lo sei tenuto a fare? A chi lo vendi Bernardeschi? Ma ancora qualcuno pensa di vendere Bernardeschi, di vendere De Sciglio, di vendere Betancourt? Loro hanno fatto lo scambio con Tevez, hanno preso Betancourt. Ma dai, ma cosa vuoi fare l'Euro lì? Ma cosa vuoi fare la Super League? Ma cosa vuoi fare la Super League? Agnelli, ma vai a dare a fare il palio di Siena, ma non come cavallo, come Fantino. Un saluto a tutti da Luis 65. Siena 2, Juventus 3. 3 punti che non vogliono dire niente, niente, perché sono stati fatti in malo modo con un gol di Ken che doveva essere seguito da altri, invece è stato rimontato e siamo stati tutta la partita sott'acqua, l'abbiamo ripresa come abbiamo ripreso partite in annate schifose. Questa è la peggiore in assoluto, la peggiore in assoluto. Sono contento di aver disdetto completamente Sky, di non vedervi perché siete veramente una cosa vomitevole. Qualcuno mi criticherà come tifoso, dirà: ma tu non sei Juventino. No, io sono Juventino, ma io ho una dignità. Questa squadra non ha, questa dirigenza ha perso la dignità. La dignità. Siamo passati che qualcuno voleva la Champions League a arrancare in un campionato dove sono andati via i migliori. I migliori del campionato erano Lukaku e Hakimi, sono andati via. Arranchiamo in un campionato di terza categoria. Questa è la realtà. Un saluto a tutti da Lius65. Voto? Ma dategli il voto che volete a tutti quanti. Società zero.